buonasera e grazie per essere ancora questo giovedì con noi per Sfogliando il Carroccio. Questa sera parleremo di due argomenti: uno sono le valli e le fonti della città, e l'altro la fortezza Medicea che seguirà questo nostro incontro che sto per presentare. Intanto vi dico chi è con noi stasera. Con noi c'è Luca Lucchini, che ha partecipato alla vita del Carroccio dal primo all'ultimo giorno, e poi c'è il professor Enrico Tavannelli del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, che ci accompagnerà in questo breve viaggio. Cominciamo da Luca Lucchini per introdurre l'argomento valli e fonti. Ma più che altro per dire che è una scelta ponderata la nostra, perché il Carroccio in tutti i suoi anni di attività ha parlato molto spesso dell'acqua, delle fonti, eccetera, perché è uno degli argomenti principi della nostra storia. E in questi anni, quello che faremo anche vedere, ci sono stati dei cambiamenti importanti, sia grazie alla sensibilizzazione che ha fatto l'Associazione Adiana, che ha lavorato costantemente sul settore delle acque, dei bottini, delle fonti, eccetera, ma anche perché l'amministrazione comunale, le contrade hanno capito l'importanza sia delle valli sia delle fonti. Per cui credo che sia una scelta ragionevole e che ci può permettere di approfondire ancora dei temi che in futuro saranno ancora una volta dei più fondamentali per la vita della nostra città. Dunque, l'inizio di questo nostro viaggio è un viaggio nella storia. Insieme al professor Fabio Gabrielli, del professore di storia dell'architettura al Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali della nostra università, che ci porterà per alcuni minuti proprio alle fonti di Follonica e ci spiegherà la loro storia. La fonte di Follonica è una delle più importanti fonti di Siena del 200 e dei primi del 300. La fonte è ricordata fin dal 1226 insieme ad altre fonti della città e viene ripetutamente ricordata nei documenti del duecenteschi per continui lavori. Addirittura nel 1226 figurano una fonte di Follonica vecchia e una nuova, testimonianza quindi che le fonti relative a questa valle erano due. Quella che vediamo, quella che è giunta fino a noi, non, molto probabilmente non è quella del 1226, ma è relativa ad una ricostruzione completa avvenuta nel 1247-1249, quando il comune stanzia delle somme ingenti per appunto la fonte di Follonica. Il nome Follonica deriva da Fullones, i lavoratori dell'arte della lana, o meglio di un processo relativo all'arte della lana, o più genericamente della lavorazione o della pulitura, della pulizia dei panni. E dà il nome alla fonte, ma dà il nome anche all'intera valle di cui ci stiamo occupando. I lavori del 1247-49 portarono alla realizzazione di una delle più grandi e articolate fonti della città, con delle caratteristiche che sono comuni anche alle altre fonti principali, ovvero una vasca, quella per l'acqua da bere,
di forma in questo caso rettangolare coperta con volte a crociera e poi una serie di altre vasche, l'abbeveratoio e il lavatoio che servivano per abbeverare gli animali e per lavare i panni. È di particolare interesse la vasca principale, quella l'unica che ancora oggi si conserva, perché presenta delle caratteristiche per il tempo all'avanguardia e forse legate alla presenza di monaci cistercensi della metà del 200, cistercensi dell'abbazia di San Galgano in Val di Merse, hanno un rapporto speciale, iniziano ad avere un rapporto speciale con Siena e con il comune di Siena, camarlenghi della Bicherna, operai del cantiere del Duomo, e non è da escludere che abbiano influenzato le forme di questa struttura. Ci sono dei dettagli architettonici come le volte a crociera costolonate, a sesto acuto, alcuni particolari tipi di cornici, non stiamo ad entrare troppo nei dettagli, che si ritrovano tali e quali nella abbazia duecentesca di San Galgano, allora in costruzione. Una grande importanza nel corso del 200, anche perché si trovava vicino alla città, le mura correvano al tempo a poche centinaia di metri da qui, è però una fonte che fin dall'inizio presenta dei grossi problemi. È situata a valle e la terra tende a scendere ovviamente, e per cui necessitava di una continua opera di manutenzione. Già nei primi del 300 le condizioni della fonte sono pessime e piano piano viene abbandonata quasi. Oltretutto nella prima metà del 300 si realizza a monte il bottino di Fonte Gaia e quindi per i cittadini dell'area di Pantaneto, di San Martino, è più comodo insomma attingere l'acqua in altro modo. La fonte viene pressoché abbandonata, anche se alla fine del 400 c'è un tentativo, c'è di mezzo anche Francesco Di Giorgio Martini, di rimetterla in sesto, ma il comune non ci riesce o non è più interessato e l'operazione finisce lì. In età moderna la fonte si riempie completamente, quasi completamente di terra. Abbiamo delle foto ottocentesche particolarmente eloquenti dove i tre quarti o forse anche qualcosa di più della fonte non si vede più perché è completamente interrato e al di sopra appaiono le strutture allora residue che tra l'altro subiscono una spoliazione proprio nei primi del Novecento, tant'è che la parte superiore della fodera, della cortina muraria a laterizi alternati di pietre calcaree viene completamente asportata. Come abbiamo appreso da Fabio Gabrielli, la fonte è stata per lungo tempo inservibile e sconosciuta a tutti. Fortunatamente all'inizio del 2000 c'è stato un restauro e ora scorreranno alcune foto che mostrano alcune fasi di questo recupero che è stato importantissimo. Io ora però lascerei la parola a Enrico per spiegarci quello che gli orizzonti che questo restauro apre ai ricercatori, a chi vuole studiare le origini della fonte. Ti ringrazio, in effetti è significativo vedere come operazioni di restauro come quello della Fonte di Follonica ci restituiscono un pezzo della nostra storia, quindi le considero operazioni di straordinaria importanza perché proprio questo qui è il classico esempio di un'infrastruttura che esprime le tecniche costruttive di un'epoca e che rischiava l'oblio, l'abbandono e rischiavamo di privarci di un frammento della nostra storia. E accanto a quello che ci ha fatto vedere Fabio Gabrielli, penso che sia molto importante l'intervento sinergico anche di altri tipi di competenza volti maggiormente allo studio delle tecniche e dei materiali impiegati nel restauro. Quindi l'opera che stanno facendo insieme il Dipartimento di Scienze Storiche e il Dipartimento
esperto di fisica della Terra e dell'ambiente, sicuramente vanno in questa direzione e devono necessariamente compenetrare la competenza storica con la competenza tecnico-scientifica attraverso lo studio dei materiali impiegati nella decorazione e nella costruzione della fonte. Ecco, mentre finiscono di scorrere sì. le immagini del restauro, perché qui abbiamo visto come era ridotta la fonte, e prepariamo l'ingresso in scena del professor Marco Giamello, anche lui del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, che ha lavorato sulla fonte prelevando campioni e studiando i campioni, e vediamo come li ha studiati, cioè usciamo dalla valle e andiamo nei laboratori del Dipartimento per vedere il tipo di lavoro che è stato fatto. Le fonti di Follonica sono state studiate anche dall'ambito microstratigrafico, ossia attraverso una tesi di laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche di Giuliano Pieri, sono stati osservati, individuati e prelevati alcuni campioni sulla parete di fondo delle fonti di Follonica. E la situazione importante è che siamo andati a campionare stratigrafie che pensavamo fossero alterazioni, invece con sorpresa abbiamo trovato altre importanti presenze. Si tratta infatti di cromie quali nero di carbone, ocre gialle, ocre rosse e anche azzurrite, che testimoniano la presenza di dipinti murali nell'ambito di un paesaggio, forse un paesaggio urbano. Questo nella parte alta della parete di fondo della fonte, mentre invece nelle parti più basse, prospicienti subito sopra il pelo dell'acqua, sono state individuate tracce che fanno pensare a dipinti di piante lacustri. Tutto questo comporta il prelievo di campioni che poi vengono preparati con sezioni sottili che sono trasparenti alla luce e vengono osservati con un microscopio polarizzatore da mineralogia. Attraverso questo microscopio un po' accessoriato, abbiamo aggiunto luci diverse, possiamo individuare le cromie presenti. Come vediamo, azzurrite, sopra un livello di nero di carbone, sopra un livello di latte di calce. Questi numeri rappresentano gli spessori 50 micron, un micro e un millesimo di millimetro. In questa sezione in particolare vediamo nero di carbone e ocre rosse. In questa invece a sinistra le ocre rosse sormontano ocre gialle. Ancora al di sotto vediamo un insieme di latte di calce con particelle di nero fumo. Quindi tutto questo dimostra che c'è stata una applicazione intenzionale di cromie a rappresentare qualcosa. Sarebbe molto interessante indagarlo più nel dettaglio attraverso indagini con restauratori per tentare di estrarre e di recuperare ciò che era stato dipinto.
sembra che quello che ci ha fatto vedere Marco, il professor Giamello, sia un intervento di straordinaria importanza, perché per un corretto recupero di opere di una determinata precisa epoca storica è necessario l'analisi di tutte quelle studi di provenienza dei materiali impiegati, anche volti a un corretto restauro. Purtroppo la fonte di Follonica ha perso gran parte, se non quasi interamente, tutto quello che doveva essere il corredo iconografico e il supporto pittorico, però attraverso i frammenti rimasti è possibile intanto comprendere quali erano i materiali utilizzati all'epoca, magari per confrontare anche ciò che è stato visto in questa fonte con opere contemporanee alla fonte, i cui studi possono servire poi nelle operazioni di restauro non solo, non esclusivamente della fonte, ma anche di opere appunto contemporanee, opere pittoriche contemporanee. E da questo punto di vista credo che le tecniche utilizzate per lo studio dei materiali di restauro e di recupero sia un contributo fondamentale, perché ci offre una finestra e uno spaccato su come lavoravano gli artisti dell'epoca. Ed ora facciamo un breve intervallo prima di ritornare nella valle con il professor Fabio Gabrielli. Bello, veramente bello, perché ci dà un'idea diversa da quello che noi abbiamo dell'approccio con l'acqua e con le nostre fonti storiche. Fra l'altro dobbiamo rendere merito a chi ha fatto questo lavoro, le fonti di Follonica, che è stato veramente un lavoro immenso e fatto bene. Ricordo appunto quando noi incoscientemente la Diana provavamo a approcciarsi e a cercare di recuperare la fonte, ci rendemmo conto poi che era una cosa veramente impossibile. E questo poi ha rivalutato anche tutta la valle, e quindi è importante questo sia per le contrarie sia per la città, sperando di poterne fruire sempre di più e sperando magari che quel teatro naturale che sono le fonti di Follonica possano essere usate ancora di più. Paolo, ora dove ci porti? Ora ritorniamo nella valle, questa volta per parlare delle mura e proprio della valle, sempre con Fabio Gabrielli. Del 300 il comune di Siena mette in piedi un progetto di ridefinizione del disegno urbano di grande respiro. Questo progetto prevede la realizzazione del Borgo Nuovo di Santa Maria e l'ampliamento del circuito murario preesistente. Un ampliamento che doveva inglobare parti del tessuto edilizio che erano nate costruite al di fuori della cinta muraria fino a quel momento esistente, e anche dei conventi, chiese che si erano sviluppate al di fuori di questa cinta muraria. I lavori iniziano subito, ma procedono poi a rilento per la grande peste del 1348, altre pestilenze, la crisi economica demografica che investe la città per il 300 e soprattutto la seconda metà del 300, ma non si fermano mai fino a che il disegno messo in piedi nel corso degli anni 20 del 300 non sarà portato a compimento. La realizzazione avviene, il termine di questo cantiere avverrà negli anni 60, primi 70 del 400, quindi a circa 150 anni di distanza dal momento dell'inizio. Il comune si muove con un atteggiamento diverso rispetto alle fasi di ampliamento delle mura avvenute in precedenza. Queste avevano protetto zone della città
che erano state edificate fuori dei limiti, fuori del circuito difensivo. Questa volta, negli anni 20 del 300, il comune decide di fare un'operazione che va molto al di là, in previsione evidentemente di un ampliamento che poi con la crisi economica e demografica non c'è mai stato. Vengono così inglobate intere valli, aree verdi, in parte edificate ma in gran parte non edificate della città, tra queste appunto la valle di Follonica. Il cantiere quattrocentesco si muove in più fasi. La prima risale al 1407-1411 e contempla la realizzazione del tratto di mura tra la porta di Busseto, una porta attualmente esistente ma da secoli tamponata, collocata nelle vicinanze di Porta Pispini, e il tratto retrostante la chiesa di Santo Spirito. È interessante lo svolgimento del cantiere perché si muove con due squadre di lavoratori che muovono convergendo da Busseto verso la porta di Busseto verso Santo Spirito e viceversa. Siamo nel 1407-1411, poi i lavori si fermano per qualche anno, riprendono nel 1416, si concludono nel 1418 e questa fase del cantiere quattrocentesco prevede la realizzazione di un tratto di muro che riguarda proprio la valle di Follonica, quello cioè che dalla chiesa di Santo Spirito giunge fino alla dove siamo noi e quindi costeggia quasi la fonte di Follonica. Finiscono i soldi e il cantiere si ferma nel 1418 e sta fermo per alcuni decenni. Riprende nel 1451-52 completando il giro di mura che circonda la valle di Follonica da Santo Spirito appunto fino al retro della chiesa di San Francesco. Gli studi realizzati sulle strutture murarie, studi di stratigrafia degli arrivati realizzati, coordinati da me e realizzati in particolare dalla professoressa Mariangela Causarano, e gli studi nell'archivio presso l'archivio di Stato di Siena condotti dalla dottoressa Barbara Gelli qualche anno fa sui libri di fabbrica del cantiere sono convergenti per descrivere come si muoveva il cantiere quattrocentesco. Non dobbiamo immaginare che l'avanzamento del cantiere delle mura si muovesse come un lungo serpentone con una testa che via via procede metro dopo metro sempre nella stessa direzione. Esattamente il contrario, anche in questo caso, come già era accaduto nel 1416-18, abbiamo due squadre di lavoratori. Una che muove dalla valle di Follonica verso San Francesco, l'altra che muove dal retro di San Francesco verso la valle di Follonica. Ed anche dal punto di vista strutturale le novità sono interessanti. Rispetto alla cinta muraria, ai tratti preesistenti della cinta muraria, questo tratto si caratterizza per una serie di torri quadrate, a pianta quadrata, intervallate di 150 metri circa l'una dalle altre, e sul piano costruttivo vengono costruite, lo si è visto dalla lettura stratigrafica, prima le torri con una porzione per alcuni metri di murature circostanti e poi viene riempito il tratto di mura compreso tra una torre e l'altra. Thank you.
Bene, molto molto interessante e quanto ci ha fatto vedere Fabio Gabrielli, il professor Gabrielli, dimostra proprio l'importanza, il ruolo dello studio nel recupero del patrimonio che abbiamo a disposizione e che dovremmo cercare di rendere fruibile a una comunità che attraverso la frequentazione di questi luoghi, quindi attraverso la possibilità di frequentare, di vedere le fonti, le mura, possa in qualche maniera immergersi a pieno titolo in quelli che erano paesaggi e contesti di epoca medievale per vedere, fruire di come questi ambienti scandivano poi la vita quotidiana di quelli che sono stati i nostri antenati. Oggi fortunatamente c'è in atto una maggiore sensibilità rispetto a quella che ci poteva essere in passato nel recupero di tutto ciò che può essere legato non solo doverosamente all'immenso patrimonio artistico e monumentale della nostra città, ma anche alla sua collocazione in un contesto ambientale. E da questo punto di vista credo che possiamo trarre spunto da un filo conduttore comune che lega patrimonio artistico, patrimonio paesaggistico e quelle che erano le necessità di una città che in epoca medievale era in forte crescita, in forte sviluppo, e questo filo conduttore lo possiamo trovare, credo, nel tentativo mirabile di portare l'acqua nella città, aumentarne la portata, aumentarne la fruibilità, che è stato ottenuto certamente grazie alla realizzazione delle fonti, agganciando però questo impianto monumentale a una altrettanto ingegnosa opera che è quella dei bottini. I bottini di Siena che percorrono il sottosuolo della nostra città offrono uno spaccato straordinario di quella che era l'importanza dell'approvvigionamento idrico e ci fanno anche capire il rispetto che i nostri antenati hanno avuto nel conservare, salvaguardare e cercare di dare molteplici usi all'acqua. L'acqua che scorreva attraverso i bottini giungeva alle fonti e nelle fonti trovava numerosi impieghi. I bottini sono una parte forse meno conosciuta della nostra città. Chi viene a visitare Siena normalmente viene a visitare il patrimonio monumentale, la piazza del campo, il palazzo civico, il Duomo e i monumenti importantissimi che abbiamo, ma credo che l'offerta turistica trarrebbe beneficio anche nell'implementazione e nell'estensione a parti meno conosciute del nostro territorio urbano, quali sono appunto le fonti, le mura e non ultimi i bottini. Da questo punto di vista i bottini costituiscono un ambiente straordinariamente bello, straordinariamente interessante, ma anche estremamente fragile, e credo che se da un lato sia importante cercare di valorizzare questo patrimonio straordinario che abbiamo, dall'altro credo che un diktat di una oculata opera di recupero debba prevedere anche però delle forme di conservazione adeguata, e da questo punto di vista forse se da un lato è bene che il recupero renda fruibile il patrimonio di cui disponiamo, dall'altra credo che sia importante però gestire un flusso turistico in numeri adeguati, in piccoli numeri, in maniera che il patrimonio che viene visitato non debba poi però subire danni
che potrebbero essere arrecati da un eccessivo flusso turistico. Quindi se da una parte è bene che si possa fruire del patrimonio, non dimentichiamoci del fatto che una parola d'ordine deve essere conservazione, preservazione. Tutte le cose che ha detto Enrico sono sottoscrivibili. Noi ci siamo sempre preoccupati, noi parlo anche di Diana, ci siamo sempre preoccupati di questi aspetti che riguardano i bottini, le fonti, ma anche le valli. Per vostra curiosità vorrei farvi vedere un titolo di giornale che potrebbe essere dei giorni nostri e come vedete si parla ancora oggi di aprire la valle alla fruizione del pubblico. E però dopo vi faccio vedere quando è uscito questo articolo, 60 anni fa. Quindi sono problemi che sono sempre stati all'attenzione, non sono mai stati risolti. Il giorno che saranno risolti sarà bene coinvolgere tutte le competenze che lavorano su questo tema. Noi qui ne abbiamo sentite tre opinioni di docenti universitari, che significa che su questi argomenti si sta studiando ancora, si studierà ancora, e che la conservazione, il rispetto di questo patrimonio è fondamentale. Questo è un po' il senso del nostro interesse per le valli e per le fonti, ed anche il senso di questa serata passata insieme. Ora do la parola a Luca per la conclusione. Sì, la conclusione, abbiamo detto dalla prima puntata che ogni volta avremmo cercato un motivo conduttore con quello di cui abbiamo parlato, con la musica, perché il Carroccio ogni volta che si riuniva andava sempre a finire con grandi stornellate e grandi cantate. Quindi chiedo al nostro menestrello d'eccellenza Franco Baldi che cosa ci ha portato stasera legato all'argomento acqua. Lega perché? Perché le fonti una volta sciamate le lavandaie o quelle che le usavano, rimanevano un posto un po' appartato, solitario quantomeno. Allora era luogo adatto per gli incontri dei ragazzi e delle ragazze, va bene? Canzonetta a dialogo. Giovanottina che vieni alla fonte, due stelle in fronte ti vedo brillare. Giovanottina che parli sì bene, d'amor le pene fan troppo penare. Che cos'è e cosa non è, per me sei fatto, sei fatta per te. Mio bel tesoro, tesoro mio bello, dammi la mano, ci metto l'anello. Che cos'è, cosa non è, per me sei fatta, son fatto per te. Che cos'è, cosa non è, per me sei fatto, son fatta per te. Giovanottina dai capelli biondi, una farfalla mi par che tu sia. E degli damina hai burlati tanti, che quello vero non si sa più che sia. Ti credi bello che sia come il legno, ha vinto al tornio mi faccia legare. A innamorarmi ne ci vuole ingegno, innamorata so con chi mi pare. Che cos'è, cosa non è, per me sei fatta, son fatto per te. Che cos'è, cosa non è, per me sei fatta, son fatta per te. Pronti? Pronti. Te a quale fonte andavi? Pescaia? Ma non c'erano preferenze, perché prima erano aperte tutte, finché non... Ora c'è un po' più di... Qui c'è del periodo, nelle fonti che si sono viste nelle immagini, c'è anche la Transenna, che se uno ci va di sotto, addio. Benissimo. Allora, ringraziando il professor Tavarnelli per il suo contributo importante, appassionato, perché ora poi nella parte successiva parleremo della fortezza e verrà un nuovo ospite che ci accompagnerà nel nuovo cammino. Noi lanciamo un piccolo spazio pubblicitario e poi ripartiamo con la storia della fortezza Medicea. Pubblicità. Lasciamo la valle di Follonica e le fonti e salutiamo il professor Enrico Tavarnelli che ci ha accompagnato in questo viaggio e passiamo ad un altro argomento che tratteremo insieme al dottor Ettore Pellegrini. La parola a Luca.
Sì, prendiamo allora la seconda parte di questa trasmissione e questa volta l'argomento riguarda la fortezza Medicea. Presento intanto il dottor Pellegrini. Il dottor Pellegrini è un esperto del periodo storico 1500 di Siena, uno dei maggiori esperti, è ideatore, curatore, scrittore naturalmente della collana Fortificare con Arte, sono ben 9 volumi con oltre 2000 pagine e oltretutto un grande collezionista di stampe antiche, forse il maggior collezionista senese. Ettore, è vero? Grazie di queste parole, sono classifiche che si fanno male. In effetti nella mia collezione mi vanto di avere ben 3 pezzi unici, cioè che ho solo io, sicuramente in Italia ma probabilmente nel mondo. Uno di questi pezzi peraltro ci riguarda da vicino perché è una rappresentazione della città a metà 500 nel periodo dell'assedio, dove si vede molto bene quella che era la struttura della più antica fortezza che fu costruita per ordine di Carlo V nel 1550. Ecco, allora, questa, stiamo vedendo questa stampa molto bella, fra l'altro, e per un collezionista poter dire... Questo è un dipinto che non è mio, sarei ben lieto di poterlo possedere, ma è di una collezione privata in una villa nei dintorni di Siena, ma è un'opera straordinaria perché potete vedere come la città è rappresentata con grande fedeltà all'esistenza del tempo, cioè la selva di torri, delle 80 torri che c'erano a Siena allora, è ripresa con molta verosimiglianza e poi soprattutto è ripresa con molta fedeltà all'esistente il complesso delle fortificazioni che c'erano fuori Porta Camollia, a cominciare dalla fortezza imperiale, perché fu appunto costruita per volere di Carlo V ad iniziare dal 1550. Se si parla di due fortezze, facci sì, un pochettino sì. Si parla di due fortezze, a parte queste che si vedevano più in primo piano, ci potrebbero trarre in inganno perché erano delle fortificazioni che furono costruite davanti all'antiporto come ulteriore apparato difensivo, anche qui si vedono, erano delle batterie per cannoni che dovevano proteggere l'antiporto e poi la Porta Camollia. La fortezza di cui però ci stiamo interessando è quella che si vede più all'interno, proprio nella parte centrale di questa stampa. È la fortezza che fu voluta da Carlo V e fu iniziata a costruire nel novembre del 1550. La cancelleria imperiale in Italia radunò i principali architetti militari che erano disponibili a quel tempo in Italia, li radunò a Siena e iniziarono questi lavori per una struttura, ecco, che qui si vede sempre quella in secondo piano, non quella in primo piano, che a quei tempi era una delle più mastodontiche costruite in Italia, ma non solo importante per l'aspetto quantitativo e volumetrico, ma importante per la qualità degli apparati fortificati di cui era stata dotata, cioè postazioni per artiglieria che la rendevano praticamente invulnerabile. E gli architetti fino a una cinquantina d'anni fa la storiografia si era concentrata sul nome di un architetto senese che era Giovanni Battista Pelori, che allievo del Peruzzi, sicuramente non l'ultimo architetto militare che era a giro in Italia in quel tempo, perché era un architetto che aveva lavorato per Pontefice alle fortificazioni di Ancona, di Fano, di altre piazze forti dello Stato della Chiesa, aveva lavorato anche per Cosimo de' Medici. Insomma, era un personaggio importante fra gli architetti militari del tempo e in realtà lui viene coinvolto dalla cancelleria imperiale anche nella costruzione di questa fortezza senese, però probabilmente lui si limita semplicemente a redigere una carta topografica della zona del Colle di San Prospero, a quel tempo era una collina, e poi altri architetti avrebbero realizzato il progetto specifico della fortificazione e si parla di un Giovanni Battista Romano, Romano di soprannome, Giovanni Battista Calvi, il nome esatto, che era un lombardo ma si era formato a Roma e da qui era derivato questo soprannome, e soprattutto di Gian Maria Olgiato, che era forse il primo architetto militare imperiale che c'era in Italia e anche nell'impero asburgico a quel tempo, perché Carlo V l'aveva impiegato anche per altre fortificazioni fuori d'Italia.
Lui è attestato a Siena, però stranamente gli storici senesi Loggiato non l'hanno mai citato, hanno sempre parlato del Pelori, hanno sempre parlato del Romano, ma di questo Loggiato, che per la formazione che lui aveva avuto e quindi per la sua esperienza di architetto militare forse era quello più preparato di tutti e quello veramente in grado di costruire questa struttura, che era una struttura abbastanza diversa dalla fortezza Medicea che vediamo oggi, e se ne può parlare. Diciamo intanto che fine fece questa fortezza, perché bisogna analizzare. Sì, diciamo che la costruzione di questa fortezza proiettò un fatto di politica interna toscana nei rapporti Siena-Firenze in una dimensione politica molto più ampia, cioè nel conflitto più o meno latente che c'era fra l'impero asburgico e il Regno di Francia per il controllo dell'Italia. Queste teste coronate si erano accorte che controllare Siena a quel tempo voleva dire controllare l'Italia, perché da Siena passavano le principali vie di comunicazione tramite la Francigena fra Roma, l'Italia settentrionale e il resto dell'Europa, e i principali porti per la navigazione nel Medio Tirreno. A quel tempo la navigazione avveniva tutta lungo costa, quindi Talamone, Portercole, ma lo stesso Castiglione della Pescaia erano punti di riferimento importanti per la navigazione del tempo, quindi controllare quei porti e controllare le strade voleva dire poter tenere sotto controllo la situazione politica italiana, perché qualsiasi esercito fosse andato a giro per conquistare ad esempio il Regno di Napoli o Milano doveva passare attraverso questo territorio. E Siena a quel tempo era alleata con l'impero per l'antica tradizione ghibellina della città, e Carlo V si diceva un protettore della città, però fu una protezione che diciamo diventò da alleanza poi in sottomissione, perché lui a un certo punto impose questa fortezza che i senesi mal tollerarono, e giustamente, e da questo iniziò tutta una trafila storica che ci porterebbe molto lontano, perché ci porterebbe fino alla guerra di Siena, fino alla caduta della Repubblica. Però l'elemento scatenante di tutto questo fu la costruzione della fortezza, perché a Carlo V furono mandate ambascerie, i senesi le fecero di tutti i colori per cercare di evitare questi inconvenienti, che se ne rendevano conto. Lui diceva che la costruiva per tenere calma, la calma, l'animo sedizioso e fazioso dei senesi, ma in realtà intanto lui ci metteva l'esercito suo e aveva un piede a terra molto importante appunto nel cuore dell'Italia, anche perché aveva dovuto restituire a Cosimo de' Medici altre fortezze che lui controllava, e conseguentemente non gli rimanevano altre alternative che non questa senese. Quindi lui fu assolutamente deciso nella costruzione di questo apparato. Sic iube o sic volo stat. Altre immagini che ci ha portato il dottor Pellegrini. Naturalmente i senesi a quel punto non sopportarono più questa situazione. Ci fu una trama segreta che fu trattata fra alcuni cittadini con gli emissari del re di Francia, il quale finanziò l'impresa, mandò l'esercito e nel luglio del 1552 la guarnigione spagnola che si era attestata nella fortezza fu cacciata. E questo è un fatto storico importante nella storia di Siena, conosciuto appunto come la cacciata degli spagnoli, però significò il trapasso dell'alleanza con l'impero nell'alleanza con il re di Francia, e Carlo V non accettò e quindi poi gli mandò un fortissimo esercito comandato da Gian Giacomo Mesi di Marignano e diretto da dietro le quinte da Cosimo de' Medici, che tenne sotto assedio la città per un anno e mezzo, e alla fine poi si concluse. Questo gesto anche dei senesi di contribuire a cacciare, a distruggere la fortezza ha poi provocato una serie di eventi che hanno portato poi alla storia attuale, perché poi è stato alla fine il primo elemento scatenante di questa situazione, perché
cacciata la guarnigione spagnola, al posto degli spagnoli arrivarono i francesi. Il re di Francia, questo succedeva nel luglio del 52, a dicembre c'erano già 10.000 soldati francesi distribuiti per le piazze forti del dominio senese. Il grosso ovviamente stava in città. Quindi quelle raffigurazioni che abbiamo visto prima, che sono le tavolette di Bicherna, che mostrano come i senesi cercano di abbattere la famigerata fortezza imperiale, in realtà poi si trasformò in un nuovo cantiere per nuove fortificazioni. La commissione, che si chiamava Commissione del Guasto, conservò il nome Commissione del Guasto della Fortezza, però in realtà a quel punto fu chiamato un altro architetto senese, che era Giorgio Di Giovanni, e invece di pensare all'abbattimento si pensò al rafforzamento soprattutto delle strutture esterne, quelle che guardavano il prato di Camollia, e fu una cosa importante perché durante l'assedio gli imperiali avevano piazzato l'artiglieria proprio sul prato di Camollia, che però praticamente veniva resa inoffensiva dalle strutture della fortezza, determinarono una barriera molto efficiente contro l'artiglieria imperiale che proteggeva la città a quel punto. Per concludere questo interessante spaccato del passato, la fortezza non la edificarono sopra l'altra, non è che sfruttarono la vecchia struttura, ma si andò da un'altra parte. Per la fortezza, allora, caduta Siena nell'aprile del 55, però non era caduto lo Stato senese, perché i senesi, come è noto, 800 senesi si rifugiarono a Montalcino e continuarono a tenere in vita la Repubblica da Montalcino. E la Repubblica senese rimase in vita per altri 4 anni, fino al 1559, alla pace di Cateau-Cambrésis. A quel punto la Francia dovette ritirare l'esercito, dovette cessare nei suoi supporti economici ai senesi ritirati a Montalcino, e la Toscana fu data tutta in potere di Cosimo de' Medici, che sarebbe divenuto da lì a un anno Granduca di Toscana e signore di Siena, che a parte lui già, sono i resti. Lui già si definiva Dux Senarum, dopo caduta la città. E col 60 lui a quel punto disse: qui però una fortezza ci deve rimanere, e allora mandò un architetto che si chiamava Dasarre Lanci, il quale operò una ristrutturazione della fortezza precedente, o di quella imperiale, che la ristrutturazione, il risultato della ristrutturazione fu la fortezza di Santa Barbara che si vede oggi. A mio avviso probabilmente la fortezza attuale conserva i due bastioni più esterni, quelli sopra a San Prospero per intendersi, della precedente fortificazione, della quale però si vedono alcuni lacerti in quel viottolo che c'è accanto al tribunale, che conduce verso Porta Fonte Giusta. Quindi, diciamo, si spostò verso San Domenico una parte, perché la fortezza imperiale aveva un'estensione molto ampia, cioè prendeva tutto lo spazio dell'attuale fortezza Medicea, più il prato della Lizza, arrivava praticamente fino allo sportello di San Prospero, che non c'era più perché quando fu costruita la fortezza fu abbattuto lo sportello e il fortino che ci aveva costruito il Peruzzi. Però i bastioni, diciamo, della fortezza imperiale arrivavano a lambire le mura della città a Santo Stefano della Lizza. È molto interessante, perché non ci rendiamo conto a volte di come veramente le cose sono andate. Noi vediamo la fortezza Medicea. Ora io andrò un po' più avanti nel tempo, però quando volete intervenire avete tutta la libertà di intervenire sui commenti che farò io. Farò come feci nella puntata del rastrello, farò vedere delle foto e commenterò un pochettino quello che è successo, perché la fortezza Medicea per noi senesi, anche per noi delle nostre generazioni, ha rappresentato un punto di riferimento per tantissime cose, e vedremo un po' di attività che sono state svolte, anche se lo stemma Medicei che rimangano sulle mura ci danno un po' noia a volte. Questo ricordo dei fiorentini che ci hanno in qualche modo messo sotto il loro giogo dà noia ai senesi. E nei decenni qui si vede una veduta aerea molto bella, dove si vede praticamente la fortezza in tutta la sua estensione e la sua potenza, e si capisce anche perché queste strutture erano molto importanti.
importante. Nei decenni del fine 800 e primi 900 i bastioni di fortezza erano una cosa importantissima, non solo perché permettevano, e poi vedremo perché, ai senesi di andare a respirare un po' d'aria buona, il verde, e a scappare dalla calura, ma anche perché la maggioranza dei senesi purtroppo non poteva andare in villeggiatura, tranne i nobili che avevano le case in campagna. E allora a quel punto i medici consigliavano, proprio come cura, ai senesi di andare a passeggiare, a respirare l'aria buona in fortezza. E il rapporto con questi villeggianti per necessità economica, perché così si trattava di queste persone che andavano lì, sono andate avanti fino ai tempi nostri. Però già nella seconda metà del Settecento Pietro Leopoldo I capì che c'era questo rapporto con i senesi che non andava molto bene, perché la presenza di una guarnigione militare all'interno dava sempre l'idea dell'oppressione militare, dava sempre l'idea di voler comandare. E allora, per accattivarsi le simpatie dei senesi, si cercò di smilitarizzare la situazione. Quando nel 1787 furono inviati a Livorno gli ultimi cannoni rimasti, dopo che tutti gli armamenti erano stati dismessi, si cominciò a ritenere la fortezza una semplice caserma che non dava più l'idea dell'oppressione. Fra l'altro il cancello che qui noi vediamo, come gesto simbolico, fu fatto con la fusione di due vecchi cannoni e di un buon numero di fucili, proprio per dimostrare che non c'era più la voglia di opprimere la popolazione senese. Poi nel corso del tempo questa caserma, che impediva bene o male la vita dei senesi all'interno di questa struttura, fu aperta. Io ho dei riferimenti: nell'agosto 1870, ad esempio, la Società delle Feste, che era quella che organizzava tutte le feste senesi anche per attirare turisti, perché il discorso economico era già importante, mise in scena all'interno della fortezza la cacciata degli spagnoli da Siena nel 1552, quindi si rievoca un avvenimento importante con musiche, coreografie, balletti, e impiegò una gran massa di comparse. Tutto questo venne fatto nel piazzale, e le comparse erano nel terrapieno, e poi vedremo nelle foto che delimitava lo spazio della fortezza del piazzale interno. Quattro anni dopo, nel 1874, 17 agosto, nel piazzale interno, sempre la Società delle Feste organizzò un paglia romana. Voi sapete che il paglia romana veniva fatto in batterie di tre, e poi veniva fatta una finale. La batteria finale fu disputata, come vedete, fra Oca, Selva e Bruco, e erano state approntate all'interno della fortezza palche, tribune, palizzate, però era molto ristretto lo spazio. A senesi la cosa non piacque, tanto che non solo rimasero insoddisfatti della situazione, ma il palio non venne neanche attribuito all'Oca, che lo aveva vinto, e quindi ufficialmente non rientra nelle vittorie dei pali normali. L'anno dopo si pensò di fare un nuovo palio, sempre in fortezza, in paglia romana, ma a quel punto i contradaioli si opposero e le autorità furono costrette a farlo in Piazza del Campo. Nel 1887 la fortezza fu sede dell'esposizione agraria, quindi, come vedete, la caserma si apriva alla città anche per cose molto importanti, e nel corso degli anni vi vennero fatte moltissime esercitazioni ginniche. Qui vedete una foto di militari, e vedete il terrapieno alle spalle del piazzale, dove ci andavano le comparse di quella cacciata degli spagnoli, avevo detto prima, e si ricorda anche con grande piacere un'esibizione di una compagnia di ginnasti giapponesi, che per quell'epoca, per quel momento, era una cosa straordinaria vedere arrivare. Ecco, qui vedete l'estensione del piazzale, questo terrapieno non tenuto molto bene per la verità, e le caserme erano nei punti laterali. Poi vedremo, quando invece fu costruito, la parte centrale, che esiste anche ora. Intanto c'era la convivenza fra le famiglie senesi che andavano a camminare, a passeggiare sui bastioni, e la caserma, e non era una convivenza facile, perché dai bastioni si vedevano le camerate, e il comportamento dei militari, specialmente d'estate, non era propriamente adeguato, e quindi spesso ci furono discussioni, perché questi volevano andare a camminare e stare tranquilli, e invece vedevano delle cose che per la morale di allora specialmente non erano molto apprezzate. Inoltre, quando passavano delle truppe da Siena, si fermavano in fortezza, e qui vedete un drappellone di cavalleggeri, e portavano tutti i cavalli sul bastione. Quindi, quando poi non solo chiudevano il bastione e non potevano passeggiarci la gente, ma quando poi andavano via lasciavano una situazione igienica veramente non
vita ai senesi, quindi le polemiche erano molto forti. E poi c'era il problema della polveriera. La polveriera era situata sotto il baluardo di San Domenico, qui vedete praticamente la propaggine in fondo, quindi si proiettava verso la città e tutti dicevano appunto che era una cosa molto pericolosa e doveva essere tolta. Si arrivò fino al settembre del 99, quando finalmente la polveriera fu spostata e i senesi incominciarono un po' a respirare. E questo fabbricato che abbiamo visto, questa caserma che abbiamo visto, dal cui interno c'erano non solo tutte le cose, le camerate dei militari divise per ufficiali, sottufficiali e truppa, ma c'era anche un forno autonomo, c'erano tutti i magazzini, c'erano le cucine, e vedete quanti erano i soldati, erano tanti, quindi c'era veramente una guarnigione molto ampia e molto importante. Nel 1900 il 9° reggimento fanteria, che era stato fino a quel momento di stanza in fortezza, venne sostituito dal 5° reggimento bersaglieri, che qui vediamo in una foto naturalmente successiva, che sfilano sotto la fortezza. In questo caso vedete in alto tutta la gente a vedere, perché erano avvenimenti importanti. E con il passare degli anni la fortezza prese più campo nelle abitudini senesi e il pubblico passeggio diventò un'abitudine vera dei senesi. In questo momento ora ci interrompiamo un attimo, un breve stacco pubblicitario, e poi riprenderemo con la nostra storia più moderna della fortezza. Riprendiamo con la nostra passeggiata in fortezza, raccontando un po' gli eventi moderni, diciamo, che poi riguardano anche la nostra vita, le nostre situazioni personali. Due bastioni si affacciavano in aperta campagna e due invece erano all'interno delle mura cittadine, per cui era molto importante per quel tempo il discorso del panorama. Pensate che nel 1923, quando si iniziò a costruire il quartiere di San Prospero, qui intanto vediamo Viale dei Mille, che era stato costruito, come si disse l'altra volta, riempiendo uno spazio enorme con detriti di tutti i tipi, la commissione edilizia emanò un decreto che impediva di elevare fabbricati prospicienti la fortezza oltre una certa altezza, e dovevano essere una distanza minima di almeno 60 metri dalle mura. Ma questo non serviva per vedere la fortezza, vedete le case sono tutte da una parte e c'è uno spazio verso la fortezza, non serviva per far vedere la fortezza, serviva per impedire che il panorama della fortezza venisse in qualche modo disturbato, e quindi le case non potevano essere alte più di un certo livello. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, il grande Fabio Bergaglio Petrucci iniziò una grande campagna, una violenta campagna, perché non tutti erano d'accordo, per spostare la caserma della fortezza e per raggruppare tutti i militari in un'unica caserma, perché allora c'era una miriade di piccole situazioni. I militari alloggiavano a Santa Chiara, a Vita Eterna, ai Voltoni di San Domenico, dove avevano fatto una scuderia per 200 cavalli, nell'ex convento della Madonna in via delle Sperandie e al Carmine. Qui vedete una foto dei bersaglieri. L'obiettivo quindi era chiudere la caserma, che nei rapporti di allora veniva definita lurida, e gli alloggi dei militari erano miserabili casucce piantate quasi per terra, prive di aria, luce e inabitabili. Quindi era una cosa veramente che per la parte igienica dava molta preoccupazione alle autorità. Nel 21, in questa apertura che venne fatta anche della caserma alla popolazione, si svolse addirittura un cinema estivo e venivano organizzate feste popolari, pesche di beneficenza, e per pagare, per entrare si pagava una lira per entrare a baluardi. E come si vede da questa foto, non bellissima purtroppo, però importante, sempre nel 21 l'Associazione Industriale e Commercianti Esercenti Senesi organizzò la prima edizione di una manifestazione che si chiamava la Fiera Campionaria e i Mercati Agricoli, Industriali e Sportivi. Tutto il piazzale, come vedete, era stato ceduto per questa iniziativa. Poi la cosa finì, però 12 anni dopo, nel 1933, dal 3 al 18 agosto ci fu il salto di qualità, la famosa mostra dei vini. Ecco qui vedete l'ingresso, e la città si aprì veramente, la fortezza si aprì veramente non solo alla città, ma all'Italia e anche all'estero, perché tutti i baluardi erano occupati da padiglioni, da ristoranti, e parte dello stesso piazzale era impiegato per fare gli spettacoli, per i ristoranti e per esporre vini e attrezzi agricoli. La manifestazione
manifestazione fu pubblicizzata anche all'estero, ai cinema, sui giornali, alle radio, eccetera. Fu molto importante e venne spinta, qui vedete uno dei capannoni, come vedete erano veramente molto belli e ampli, e fu spinta dal governo, che voleva imporre il consumo del vino al posto, fra virgolette, come fu scritto, della birra, delle inqualificabili miscele di liquori, delle brodaglie a base di tè, di altre erbe e molte altre bevande. La mostra ebbe un successo stravolgente. Questi stand erano curatissimi da architetti che venivano da tutte le parti d'Italia, le ferrovie facevano biglietti con prezzi speciali, gli alberghi organizzavano delle gite nei dintorni, arrivò tantissima gente e venivano costruiti questi padiglioni alti circa dai 5 ai 7 metri, dove ognuno esponeva la propria mercanzia e c'erano i padiglioni regionali. Alla prima edizione furono presenti 166 vini e 828 espositori, vennero ministri, vennero i rappresentanti della Casa Reale e ci furono quasi 145.000 visitatori. I senesi erano sempre presenti, frequentavano le rosticcerie, frequentavano i ristoranti, bevevano. Alla fine soltanto le mescite al bicchiere, pensate un po', furono oltre 350.000, quindi bevevano abbastanza e furono conclusi contratti per 1.600 ettoliti di vino. Venivano, vedete qui l'allegria di chi beveva, perché se si beveva 350.000 bicchieri, chiaramente insomma l'allegria era, questi sono i nostri concittadini di allora che festeggiano. E la nostra mostra venne addirittura da Mussolini chiamata come e decisa che doveva essere l'unica mostra nazionale di carattere nazionale periodica, quindi da farsi periodicamente, anche perché curiosità, vi si poteva degustare la merenda all'italiana, che era panzanella, prosciutto, fichi e vin frizzante, da opporre polemicamente all'abitudine degli inglesi di consumare il tè. Negli anni successivi il successo aumentò, aumentarono i visitatori, vedete qui c'era la ditta Tiezzi che esponeva i suoi trattori, vennero esposte tutte le cose che erano relative all'agricoltura, fu veramente un grande successo e divenne anche un'abitudine per i senesi, la frequentavano tutte le sere, anche perché c'erano degli spettacoli nel teatro di cui poi parleremo, di varietà, e vedete qui il cancan con grande allegria, e venivano organizzate anche tante cose, per esempio un concorso di Miss, qui sono le nostre senesi che sfilavano in pompa magna tutte eleganti per ottenere voti, anche se poi magari il premio era una confezione di liquori pacini che allora andavano molto di moda, e complice l'atmosfera ruffiana della fortezza notturna si facevano delle feste da ballo in cui poi si intrecciavano nuovi amori e relazioni sentimentali. Negli anni la mostra dei vini ebbe un successo strepitoso, si arrivò a più di 200.000 visitatori, a consumare oltre 100 quintali di vino al giorno e avere quasi 1.000 espositori. E ci furono fatte tutta una serie di cose, vedete, collaterali, e anche tutta l'economia senese ebbe un grande ritorno. E invece a un certo punto, non si sa perché, come al solito, Siena si fece scappare il tutto. Siena sparì dal mercato del vino, oggi tutti parlano del Vinitaly di Verona e Siena si lecca le dita perché abbiamo perso una cosa che aveva raggiunto un successo internazionale. Intanto Vargalli Petrucci combatteva la sua battaglia per la caserma e dai primi del Novecento la fortezza cominciò ad avere uno stato di degrado, perché c'erano delle situazioni di conflittualità fra lo Stato, il Ministero, la sovrintendenza su chi dovesse intervenire per rimettere a posto la fortezza. Non si riusciva a trovare l'accordo fino a che nel 31 il Comune fu costretto a acquistare tutte le vecchie strutture militari che esistevano e a sostenere i costi per lo spostamento in piazza d'armi di quelle che erano una struttura allora per fare la nuova caserma. Questo era il mercato del bestiame che venne spostato, si spostò il campo di calcio verso sinistra perché se no non potevano farci la caserma, si spostò il tiro al volo, tutto questo naturalmente a spese del comune. Alla fine, il 1 aprile del 1937, i militari si trasferirono finalmente nella nuova caserma in ambienti sani e decorosi, mentre la città si appropriò definitivamente della fortezza. Subito si incominciò a pensare come migliorarla, vennero abbattuti i fabbricati
fabbricati interni, quelli laterali, vennero arricchiti con delle belle fontane, sistemate le aiuole, piantate nuovi alberi, ma soprattutto si incominciò a costruire il grande teatro. Qui vedete i lavori che vennero fatti per costruire un grande teatro, un teatro che fu meraviglioso, che doveva sostituire quello della Lizza, e qui vedete che era crollato nel 1933. Pensate che per costruire questo meraviglioso teatro all'aperto, che oggi viene sfruttato ma non quanto dovrebbe essere, si lavorò, vedete quanta gente la frequentava, si lavorò in 2 mesi, fu fatto tutto, cioè un teatro di 4.000 posti, dove c'era anche 1,5 chilometri di fognature e 1 chilometro di acquedotto, venne fatto dagli uffici comunali in 2 mesi, cose oggi impensabili veramente, a conferma che allora le cose funzionavano davvero. Vi venne fatta la stagione lirica, qui vedete il pubblico senese che partecipava con grande entusiasmo, e i bastioni della fortezza, prima dello scoppio della guerra, furono adibiti anche, come altri posti di Siena, agli orti di guerra, cioè coltivati per fornire alimenti alla popolazione. I suoi sotterranei furono un ricovero abbastanza sicuro, si diceva, infatti poi alla fine lo furono per le opere d'arte che vennero nascoste per sottrarle ai pericoli dei bombardamenti. Qui vediamo quando vengano appunto nascoste e messe sotto nei sotterranei della fortezza, e naturalmente vennero usate anche in tempo del regime, sia da giovani Balilla, qui vediamo giovani Balilla, manifestazioni fasciste all'interno del piazzale, e alla fine della guerra anche dalle truppe alleate, qui vediamo sfilare in una foto con la bandiera americana, e vi fecero delle grosse manifestazioni all'interno. Venne usato anche, vedete qui ci sono le truppe alleate che vi sfidano. Vi vennero fatte anche nel corso degli anni tante manifestazioni sportive, in questo caso è una partita, queste sono le truppe più moderne che naturalmente hanno utilizzato la fortezza per le loro esercitazioni, e poi appunto anche a livello sportivo vennero fatte varie manifestazioni sportive. E fu anche un punto di riferimento scolastico, perché il padiglione che venne fatto all'interno dell'ingresso, diciamo, della fortezza, che è stato scuola Pascoli elementare, scuola Pascoli, scuola San Rocchi, eccetera, questa vedete la foto che ho chiamato precedenza della pallavolo fatta nel piazzale, dicevo che scuola Pascoli, istituto San Rocchi, adesso Siena Jazz, fu preceduto da quella immagine che abbiamo visto della scuola elementare all'aperto in fortezza, dove i bambini andavano a studiare per respirare l'aria buona. Nel corso degli anni la fortezza fu anche sede abituale del Festival dell'Unità, fra migliaia di piatti di tortellini e bistecche fatte, vedete in alto le scritte del Festival dell'Unità, fatte dai volontari, e con importanti concerti, perché vennero a Siena molti importanti cantanti, si diceva di Anzi, ma non in questa occasione, quando vennero Nomadi sembra che gradirono molto il vino senese, e il concerto durò fino all'infinito perché non si fermavano più. Fra le dolorose perdite che si possono lamentare, come abbiamo visto anche della mostra dei vini, c'è quella dell'Enoteca Italica, che era una struttura molto elegante, un punto di ritrovo per degustare tutti i vini più famosi d'Italia, punto anche di riferimento per gli studenti sia delle scuole superiori che dell'università, per le feste che venivano fatte, le feste di musica leggera molto importanti. Purtroppo anche l'Enoteca ha avuto un periodo di grave crisi, ora sembra, vedete qui l'interno, sembra sia stata ripreso il nome e la vogliono rilanciare, speriamo bene. E adesso la fortezza continua a essere un punto centrale della vita cittadina, per esempio per il cinema all'aperto che viene fatto sempre, e chi di noi non è stato al Luna Park? Il Luna Park è tanto discusso, tanto osteggiato, ai tempi nostri però era un po' diverso, noi si faceva il tiro a segno per vincere una bottiglia di spumante che era acqua zuccherata schifosissima e ci veniva spacciata appunto per spumante, le ragazze cercavano di catturare gli anatroccoli che giravano in tondo sull'acqua con un anellino.
Torino, e noi il nostro massimo divertimento erano le macchinine a scontro. Oggi, come vedete, sembrano cose quasi fantascientifiche. Fra le tante iniziative che vengono fatte attualmente, anche per esempio la rassegna del cavallo anglo-arabo, che porta a Siena tutti gli esperti dei cavalli, anche quelli del palio, oppure nel tempo con Siena Verde e con altre cose vi sono state allestite intere fattorie. Qui vedete una dimostrazione dei butteri senesi, dei butteri maremmani con le vacche maremmane. E in questo momento, mentre la fortezza è stata reingentilita, le fontane finalmente sono tornate a gettare l'acqua dei bottini, per tanto tempo è mancata, e si susseguono attività numerose, da importanti concerti di musica leggera, questo è quello della Nannini fatto nel luglio 2021 che ebbe un grande successo, a raduni di gare nazionali di sport, specialmente ciclistiche, perché attualmente Siena è diventata una delle capitali mondiali del ciclismo, oppure di beneficenza, come la sfilata fatta dai nostri fantini in pompa magna, qui vediamo con grande eleganza come sfilano per beneficenza, ma soprattutto i viali della plurisecolare fortezza continuano a dispensare verde e aria buona a tutti, a chi vuole andare. Qui vedete una serie di mamme che con i loro bambini prendono quella stessa aria che ha fatto forse la salute dei nostri progenitori tanti e tanti anni fa. Quindi buon proseguimento, vecchia fortezza, speriamo che tu possa continuare a vivere in maniera migliore, speriamo che tu possa portarci anche risorse economiche che nel tempo noi senesi siamo riusciti a distruggere e a perdere, come abbiamo fatto in tantissimi altri campi. Vino, Franco, vino. Qui bevevano a raffica, bevevano... Non solo qui, se ci siamo a Vagliali, io ho un ricordo di essere stato coinvolto con Silvano Carletti, di essere stato coinvolto in una festa dell'uva alla fine del secolo scorso, ormai si può dire, e con Silvano Carletti facemmo uno spettacolo, me lo ricordo benissimo, per la popolazione in Piazza Padella, perché hanno una piazza che si chiama così, in Piazza Padella, e Silvano Carletti mi fece osservare che poi dopo c'era il ballo del Trescone, nella piazza, mi fece osservare che ballavano su una musica generica, su Rosamunda, su poco più, insomma. E allora dice, ma perché non fai una cosa? Mi venne, e la sera io pensai a un nuovo, a un Trescone fatto apposta per Vagliagli. E l'anno dopo fu ballato in piazza, cantato dai bambini della scuola e suonato dalla banda di Bettolle, mi sembra di ricordare. E faceva così. Scritto da Franco Valli. Il sole di settembre scalda i cuori, il carro è pronto per vendemmiar. Discende della vigna tra i colori, l'uva matura lo aspetta già. Venite qui a Vagliagli tutti quanti, e viva il vino delle nostre vigne. Venite qui tra balli, suoni e canti, e viva il vino Chianti che verrà. Ed oh, la banda con la tromba e col trombone parla d'amore, felicità. E se comincia il ballo del Trescone, anche il curato lo ballerà. Venite qui a Vagliagli tutti quanti, e viva il vino delle nostre vigne. Venite qui tra balli, suoni e canti, e viva il vino Chianti che verrà. Si cercano con gli occhi fidanzati, tra tanta gente col batticuor. Alla vendemmia s'erano trovati, s'eran promessi l'eterno amor. Venite qui a Vagliagli tutti quanti, e viva il vino delle nostre vigne. Venite qui tra balli, suoni e canti, e viva il vino Chianti che verrà. Il vino di quest'anno già si spera che sarà buono, così sarà. E perché sia così mattina e sera, con quello vecchio si brinderà. Venite qui a Vagliagli tutti quanti, e viva il vino delle nostre vigne. Venite qui tra balli, suoni e canti, e viva il vino Chianti che verrà. Pronti? Benissimo, perfetto. Allora, ringraziamo il dottor Ettore Pellegrini per la sua presenza, che ha impreziosito questa puntata. Per avermi invitato.
presieduto la nostra puntata dedicata alla fortezza. Però prima di passare alle perle dell'archivio di Fabio Landini, abituali in ogni puntata, la redazione del Carroccio, in questo caso Paolo Roncini, Luca Luchini, Franco Baldi, ma anche da parte di Ettore Pellegrini, facciamo a tutti gli auguri di sante feste, di un buon periodo, godetevi, divertitevi, state sereni perché c'è molto bisogno di serenità. Buon Natale, buone feste, mentre Franco Baldi, non so se faceva un inizio, ecco, tu scendi dalle stelle, per rimanere in tema. E allora arrivederci dalla redazione del Carroccio e ecco le perle di Fabio Landini. Tra gli innumerevoli giornali o riviste o periodici che si sono occupati di Siena e del Palio, anche il famoso Corriere dei Piccoli non è stato da meno. Fondato nel 1908, ha rappresentato la prima rivista settimanale di spalla giovanile del Corriere della Sera, fino al 1995. Insieme ai racconti, alle vignette, alle strisce, il Corriere dei Piccoli costituiva una fonte di notizie di storia, di geografia, di scienze, ma anche di sport, di spettacoli, di costume, davvero inesauribile e che faceva molto comodo anche per le famose ricerche che in tempi andati ci propinavano a scuola. Già nel numero del 20 agosto 1939 appare un racconto di un giovane Silvio Gigli dal titolo Cuore di ragazzi, basato sulla rivalità Torre Onda, forse un po' stucchevole ma comunque di grande sentimento. Il 9 luglio 1950 ecco invece un articolo descrittivo della festa di autore anonimo corredato da un discreto servizio fotografico, naturalmente in bianco nero. Altro articolo descrittivo del 23 maggio 1954 di tale Rodolfo Nocita, arricchito da alcuni motivi decorativi anche se un po' fantasiosi. Nel 1964 ecco invece Giochi antichi per tifosi d'oggi. Con il Palio di Siena inserito in un ipotetico itinerario per le vacanze estive nelle più belle ed antiche città d'Italia nei giorni in cui si svolgono manifestazioni piene di vita e di colore, dice la didascalia, per poter partecipare così alla passione sportiva che esse destano. Il 16 agosto 1964 ecco che nell'ambito dei grandi giochi del Corrierino appare anche il Palio di Siena, gioco da tavolo sviluppato sulle due pagine di copertina, corredato di pista, rappresentata ovviamente dalla piazza con tanto di palazzo, pedine, segnalini, bandierine delle contrade, complessivamente piuttosto rigoroso e preciso nei particolari, presenza di un liocorno a parte. Ma si potrebbe dire non solo palio. Nel 1962 il Corriere dei Piccoli dedica una intera pagina alla rubrica I francobolli raccontano Santa Caterina nella filatelia, pubblicando una interessante e completa carrellata sulle emissioni dei francobolli delle Poste italiane e di quelle del Vaticano dedicate appunto alla nostra santa. Nel 1963 invece Siena viene scelta a rappresentare la Toscana negli inserti appuntati della serie Le belle città d'Italia.